Il 10 luglio 1974 nasce la rivista Il Ponte, che da settimanale diventerà subito mensile. Il primo direttore è Flavio Vidoni. Il periodico si concentra nei primi anni esclusivamente sul Codroipese. Nel 1975 le tematiche trattate sono la sanità, la scuola, le elezioni comunali che vengono vinte dalla Democrazia Cristiana. Decennio importante anche per la nascita del servizio domiciliare per gli anziani e per la casa di riposo. Nel 1976 si parla di scuola integrata e viene citato il terremoto di Gemona che colpisce poco le zone del Codroipese. Dal 1977 vengono inclusi altri comuni del Medio Friuli e si parla del nuovo asilo in zona Belvedere, che viene edificato l'anno seguente. L'associazione Quattro Fontane pensa a un parco accessibile a tutti nella zona delle Risorgive. Nel 1978 si parla del coro Candotti di Codroipo e si dà spazio alla Fiera di San Simone, che viene pubblicizzata puntando molto sull'asta del bestiame. Nel 1979 viene pubblicato il progetto dell'architetto Molinari per la nuova scuola media Bianchi. Nello stesso anno la Villa Manin apre la stagione con l'esibizione di Carla Fracci. L'Istituto Tecnico Commerciale di Codroipo diventa indipendente dallo Zanon e viene intitolato a Jacopo Linussia nel 1981. Nel febbraio 1982 Codroipo passa alla ribalta della cronaca nazionale a causa delle Brigate Rosse. Nel 1983 viene data grande importanza al premio letterario in friulano San Simon, vinto da Renzo Balzan.